Buongiorno, buongiorno, guarda che roba, sono elegante. Allora, rauca perché ieri ho urlato un po', oggi è domenica, faccio il video del weekend, shopping, acquisti del weekend. Sono addormentato, ho dormito niente, ho sudato la faccia. Allora, al DM sono andata a comprare qualcosa, volevo gli speculoos ma sono finiti, cioè non li hanno più, poi sono troppo dolci, quindi vabbè, sto ciuffo davanti mi dà fastidio, fate finta di niente. Allora, ho preso un po' di roba. Ci sono un sacco di prodotti Dottor Organic, Organic Shop, un sacco di roba meravigliosa. Allora, due hamburger così, aiuto, aiuto, questi qua che sono buonissimi, bulgur e farro, adoro, e non li vendono da nessun'altra parte, né al Carrefour, né al Lidl, né al Penny, né all'Inps, né niente. Poi, a 2,99€, quinoa e bulgur, questi qua, due così e uno diverso come quello di prima, buonissimi, ok? Non c'era niente in offerta, però comunque questi qua li ho comprati. Fuori dal frigo non patiscono. Il sapone liquido c'era anche quello più grosso. Questo qua mi piace tantissimo. C'erano due profumazioni. È piccolino, ma c'erano anche quelli grossi. Non della Fresh & Clean, altre marche. Ho preso questo qua piccolo che mi dura un po' perché mi è già finito. Gel di frutta, fragole e ciliegia, buonissimi questi qua Fresh & Clean, adoro. Poi il tè verde, 79 centesimi, due bottiglie, finito. Uno piccolo e uno grande. Questo qui. Avevo assaggiato anche il tè al cetriolo, ha un gusto strano. Vabbè, comunque. Questo qui, poi ho ricomprato questa qua alle rose, perché tonico rinfrescante, mi era finito il tonico e quindi adesso che ho 30 anni mi devo riempire di prodotti beauty, anche per le occhiaie, eccetera, eccetera. Questo qui non mi ricordo i prezzi, ma comunque valido. Poi avevo comprato lo scrub, quello rosa perlata, mi sembra. Ce n'erano tanti diversi col caffè, sempre Organic Shop, quello che avevo preso al mercato. L'ho ricomprato, questo magari lo uso d'inverno perché adesso con 30 gradi di nuovo, sta settimana va di nuovo caldo, quindi non riesco a mettermi tanti prodotti sulla pelle col caldo. Però questo qui c'erano tanti gusti diversi, al caffè, al cocco forse anche. Lampone biologico e zucchero, scrub corpo. Potrei anche farlo io lo scrub con lo zucchero e il miele magari, però ho già provato una volta a fare lo scrub viso e lo scrub labbra, ma me lo sono mangiato perché fatto col miele e limone o con zucchero e miele, sinceramente me lo mangio, quindi questo qui non me lo mangio, è sicuramente chimico, ma costa 6€ mi sembra questo, però ce ne sono tanti tipi diversi e la prossima volta ne prendo altri, perché non c'era quello rosa perlata che ho preso al mercato appunto al DM, quindi ho preso un altro. Gusto, un'altra profumazione. Questo qui in offerta, che non lo trovo mai in offerta, è nuovo. C'erano anche altre profumazioni di questo qui, 1,99€ in offerta, sì, questo qui. L'unica cosa in offerta. 80 lavaggi, ammorbidente concentrato, coccolino, lo voglio provare. È enorme questo barattolo, magari lo tengo anche dopo, quando finisce. Fiori di tiara e frutti rossi, non l'hanno usato, ma ce n'erano tre profumazioni diverse, a parte questo, altre due. Mi piace, volevo provarlo. È molto delicato, sa di caramella, di dolci, mamma mia, buonissimo. Subito si sente poco, poi dopo esplode. Buono, speriamo si capi, si senta. È una novità. Avevo visto qualche video di qualche ragazza che l'aveva già comprato e io non l'avevo mai trovato in offerta. A 1,99€ dovevo farne la scorta, perché costerà sempre 4-5€ di solito. Comunque, speriamo sia valido. Se l'avete provato, fatemi sapere. Questo qui è il volantino, al verde, balea, ok? Se vi interessa vi faccio vedere in un altro video magari il volantino, ma non so se vi interessa. Avete il DM voi dalle vostre parti sicuramente. Lo scrub, ce n'erano tre di tipi diversi. Ayumi, questo qui anche forse 6,99€ è costato, piccolino, 125 ml. C'era face scrub, questo qui anche la crema viso, sempre con neem e tea tree. Face scrub, l'ho comprato, c'era anche arancione che era il sandalo e un'altra profumazione che non mi ricordo. Packaging arancione e quello al sandalo. Cruelty free, vegan, dermatologicamente testato, voglio lo scrub e l'ho comprato. Sia per il corpo che per il viso siamo a posto. Anche se costa caro, ma i prodotti naturali costano caro. C'era anche il mascara della Alverde blu. Ce n'era un po' che di mascara blu, ma io adesso devo finire quello che mi dà fastidio. E poi ho le ciglia talmente sottili che anche col piegaciglia mi faccio male se lo uso, e quindi non lo uso. E il mascara non si vede praticamente quando lo metto. E poi a toglierlo faccio fatica oltretutto. Questo qui non c'era scritto l'italiano, comunque era tra le offerte forse. Ce n'erano anche altre profumazioni in un bagno doccia. All'anguria, mi sembra. Melone, perché c'è scritto melone. Stern Fruch, Frach, Fre. Non lo so come si legge, in tedesco non lo so. E melone. C'è il disegno dell'anguria e del melone, quindi sarà o anguria o melone. Sentiamo che odore ha, perché non l'ho usato prima di comprarlo.
Sa di melone, sa anche di pesca un pochino. Pesca e melone può essere, non c'è l'italiano quindi non lo so. Comunque, se sapete il tedesco, aiutatemi. Melone sicuro. Sa anche un po' di pesca, di anguria, non lo so. Vabbè. E poi mi sono riempita, vabbè, 3-4 maschere. Ne ho ancora una di quelle che mi ha regalato Ilenia. Guarda qua, ho fatto la scorta, ma 2 o 3 le voglio regalare. DM questo qui, se voi, da voi ce l'avete sicuramente, fatemi sapere se andate al DM, che non è l'MD, sono due cose diverse. Allora, questa qui ne ho prese due, quindi una me la tengo, una la regalo. Ok, questa qui è all'anguria, e so già chi regalarla, è Ilenia. Questa qui è l'anguria maschera in tessuto, una me la tengo io, che mia madre anche voleva comprare le maschere in tessuto, ma mi ha detto non mi piacciono, si incollano alla pelle, che schifo, e quindi non l'ha comprata, l'ho comprata io. Questa qui la regalo, e una me la tengo io, e anche questa qui la regalerò sicuramente perché ha il cocco, maschera in tessuto, e lei mi piacciono le maschere in tessuto. Questa qui è Balea maschera idrogel viso, rassodante con acqua di cocco, estratto di papaya e acido ialuronico. Non dico i prezzi, ma tanto non me li ricordo, anche se dovessi dirli. Papaya Coco Wasser, lei le piace il cocco, la papaya e l'anguria soprattutto, soprattutto l'anguria e il cocco, quindi glielo comprate per lei, quelle lì che lei adora, tra virgolette, anche le maschere in tessuto sul viso. Ho ricomprato questi qua che avevo già comprato, ce n'erano anche altri in plastica, ma questi qua non sono in plastica, forse sono in carta, da mettere qua sotto gli occhi, che inizio già ad avere le borse, le occhiaie le avevo già anni fa, figurati. Come si usa, c'è scritto 15 minuti, le metti sotto gli occhi e via. Garnier si impegna per la Green Beauty. 6 grammi, quindi ce ne pochissimi. Made in Cina, queste qua. Non mi ricordo il prezzo neanche di queste, ma forse 2,99 euro. Sono piccoline, sono dei patch da prendere, da prendere, da attaccare qua all'occhio. 5-10 minuti, 15 c'è scritto. Come una maschera in tessuto, ma per gli occhi. Ce ne sono anche altre della Garnier e non solo della Garnier. Di marca e non di marca, effetto ghiaccio, meno 4 gradi per gli occhi stanchi, visto che io di notte non dormo con questo caldo che sta iniziando a fare di nuovo. La settimana scorsa ha piovuto e adesso fa di nuovo caldo. Non sopporto. Questa qui, Balea maschera viso idratante in tessuto al profumo di anguria, o me la tengo io o gliela regalo anche alla mia amica Ilenia. Ne potevo prendere due anche di queste, ma ne ho presa una sola, quindi adesso vediamo. Tanto io di maschere per me ne ho presa una sola praticamente, a parte questa qui. E i due patch da mettere sotto gli occhi. Però lo scrub, ho ancora i prodotti del Livre Rocher che mi ha regalato Ilenia. Anche lei mi ha regalato una maschera, forse due maschere. Peeling scrub, forse me l'ha regalato anche lei. O peeling viso e basta senza scrub. Questa qui o me la tengo io o la regalo a Ilenia. Adesso vediamo. Per le rughe sottili, Ilenia non ha rughe. Io inizio ad avere le occhiaie, ma le avevo già un po' di tempo fa purtroppo. Quindi a 30 anni inizio a invecchiare. La pelle invecchia. E poi se non dormo, ragazzi, è ancora peggio. Anche se mangio sano, cerco di mangiare sano. Ho solo insalate, pasta e carne in casa, quindi questi qua sono buonissimi. A proposito di mangiare cibi sani, ve li straconsiglio. Andate all'MD a comprarli, cioè all'MD, al DM, scusate, ho sbagliato. Sono buonissimi col bulgur. Speriamo questo qua sia buono perché non l'ho mai provato. Mia madre l'ha preso al sandalo. Questo qui anche magari lo regalo a Ilenia perché sa di melone, di anguria, a lei piace l'anguria. Questo qui spero sia buono. Lo so che di ammorbidenti non ne devo comprare, ma questo qui 1,99 euro per 2 litri. Fantastico, spero sia valido sui capi. Adesso ho provato l'ammorbidente che mi ha regalato Ilenia, però sui capi non sa di profumo, nel senso, non sa di Hypnotique Poison, il bucato, non so come mai, l'ammorbidente sa poco di profumo, di quel profumo di marca, insomma, i miei vestiti non sanno di Hypnotique Poison. Pensavo si sentisse tanto, invece purtroppo si sente pochissimo nei vestiti, ma li rilaverò e vediamo se profumano. Perché voglio che si sentano, si senta il profumo di quel profumo, insomma, l'odore di quel profumo di marca. Sui miei vestiti sarebbe bello se si sentisse. Quindi niente, i dischetti potevo anche comprarli, ma tanto la prossima spesa li compro, perché il tonico serve, servono i dischetti, io ne ho solo più tre. Questo qui è fantastico, ma non ne ha in offerta, quindi ok. Questo qui spero sia buono come rosa perlata, al lampone me lo mangerei, adoro. Il tè verde ve lo consiglio, della Twinings, a 79 centesimi, buono. Questi qua sono straconsigliati. Se avete provato qualcosa di quello che vi ho fatto vedere, le maschere all'anguria, questo qui, alla pesca, melone, questa maschera qui, ok, all'anguria, questa qui anche all'anguria, maschera in tessuto, c'erano sia maschere in tessuto, maschere della Geoman, mia madre ne ha presa una della Geoman, queste qui, ok, fantastico, cose bellissime, avrei comprato tutto il negozio. E c'era anche lo shampoo, quello della Sunsilk Scrub, sia all'acqua di rose, fiori rosa, non lo so, è un altro tipo. Però non so se per i miei capelli va bene quello shampoo lì, quindi non l'ho comprato. Forse 3,69 euro. Boh.
sta aumentando i prezzi anche il DM, l'MD, tutto sta aumentando i prezzi, lo sapete già, è inutile ripetere sempre le stesse cose. E a presto.